Su un'azione condotta da Domenghini, Riva risolve con una rovesciata acrobatica. Il pubblico applaude calorosamente la prodezza dell'attaccante cagliaritano. Il mio gol più bello? Quello allo stadio Romeo Menti contro il Vicenza. Gigi Riva e quella leggendaria rovesciata in una fredda domenica del gennaio del 1970 davanti a quasi 30.000 persone. Una rete iconica segnata sotto la curva sud nella stagione dell'unico scudetto del Cagliari e della Sardegna intera. Il bomber azzurro più grande di sempre è stato celebrato da tutti i media e ovunque si sono viste le immagini e le istantanee del Menti. A Rigorosamente Calcio, Massimo Briaschi ha ricordato Gigi Riva, suo presidente al Cagliari. E io l'ho conosciuto bene perché è stato mio presidente a Cagliari. Quando io sono andato dal Vicenza a Cagliari, mi aveva voluto lui perché mi aveva visto con l'Under 21. Devo dire, un'istituzione a Cagliari, in Sardegna, era veramente qualcosa di straordinario. E Gianni Grazioli, direttore generale dell'Asso Calciatori, ha celebrato il ruolo di Gigi Riva nell'esaltante cavalcata azzurra ai mondiali di calcio del 2006. Una persona che i giocatori ammiravano in maniera incondizionata. Lui, carattere un po' introverso, sì, come è stato riconosciuto da tutti, ma quando si apriva ti dava tutto se stesso. E io ho visto l'affetto che i Cannavaro, tutti i campioni del 2006, ma anche quelli che sono passati prima o sono passati dopo in nazionale, avevano nei suoi confronti.